No. Allora, buongiorno a tutti. Abbiamo riunito stamattina questa, che potremmo definire cabina di regia, assieme al commissario Errani, al direttore della Protezione Civile Curcio e ai presidenti delle quattro regioni colpite dai terremoti di questi sette mesi. E credo che questo metodo di lavoro sia un metodo molto importante, ma oggi soprattutto è l'occasione, credo, per un messaggio positivo che riguarda l'impegno del governo su questa questione e che si tradurrà nel decreto che faremo a metà aprile, decreto correttivo ma anche decreto per la crescita, DEC, se volete faremo insieme il DEF e il DEC, correttivo e per il sostegno alla crescita, nel quale inseriremo un fondo per la ricostruzione delle aree colpite dai terremoti di questi mesi, che sarà un fondo molto rilevante dell'ammontare di oltre 1 miliardo all'anno per i prossimi 3 anni. È una scelta che caratterizzerà il decreto correttivo e per la crescita di metà aprile e che credo sia molto importante come messaggio della continuità degli sforzi che il governo e tutte le istituzioni intendono fare per le aree colpite dai terremoti. Il fondo per la ricostruzione, che sarà appunto, avrà un impegno pluriennale di oltre 1 miliardo ogni anno, ci servirà a fare fondamentalmente 3 cose: adottare misure per la ricostruzione delle zone colpite nel cratere del terremoto, adottare misure per il sostegno al reddito e all'attività delle imprese attraverso le cosiddette zone franche in queste aree, adottare misure per la sicurezza degli edifici anche oltre il cratere, e cioè nella cosiddetta zona 1 che riguarda, come sapete, i territori più fragili dal punto di vista sismico. Credo che da parte nostra, da parte del governo, del commissario, della Protezione Civile, dei presidenti della regione, sia questo un modo per dare un messaggio di continuità alle popolazioni, ai territori colpiti dai terremoti, rispetto a un lavoro che va avanti in realtà dalla fine di agosto e che ci ha visto impegnati per lungo tutti questi mesi. Ma oltre alla continuità è anche il modo per raccogliere con questi impegni sollecitazioni, richieste, attese che nel corso di queste settimane si erano manifestate. Abbiamo colto l'occasione di questo incontro anche per fare un po' il punto della situazione del nostro lavoro e credo che il messaggio fondamentale è che è una situazione che va accudita, seguita, curata continuamente. Si potrebbe dire che stiamo mettendo la macchina
della ricostruzione in campo e gradualmente uscendo dalle fasi più acute dell'emergenza. Credo che si debba dire che questo lo faremo anche dal punto di vista di una graduale e sempre maggiore responsabilizzazione in questo lavoro delle realtà, delle regioni, dei comuni, del territorio, ma certamente senza che il governo, a cominciare dal Presidente del Consiglio, si sottragga a questo che sin dall'inizio dell'insediamento del governo è stata per me una delle maggiori priorità di impegno per il Paese. Stiamo lavorando per completare le operazioni di sopralluogo relative all'agibilità degli edifici in tutte le zone colpite dal terremoto. Contiamo di completare in un periodo ragionevole, adesso non voglio dare date troppo precise, ma insomma in un periodo ragionevole i sopralluoghi che ancora mancano. È cominciato, come sapete, il percorso di consegna delle soluzioni abitative di emergenza, delle cosiddette casette, che nelle prossime settimane acquisirà ritmi più consistenti. Si sta lavorando, dopo qualche ritardo iniziale, credo con buoni risultati, nella rimozione delle macerie nelle aree pubbliche. È stato avviato il percorso per la realizzazione delle 21 nuove scuole per le quali ci siamo impegnati, mentre si assicurano naturalmente le situazioni di transitorie che consentono comunque il prolungamento dell'anno scolastico. Mentre facciamo questo lavoro, voi sapete che è in conversione al Senato il decreto che è stato approvato una settimana fa alla Camera dei Deputati e che a sua volta dà un contributo a tutto questo processo, a tutto questo lavoro, accelerando le procedure di realizzazione delle soluzioni abitative di emergenza, dando nuove normative per i danni lievi agli edifici, assicurando la validità dell'anno scolastico attraverso misure ad hoc nelle zone colpite dal terremoto, dando nuove risorse per le verifiche di agibilità degli edifici scolastici e le prime risorse di sostegno alla ripresa delle attività produttive, quelle che saranno moltiplicate in modo molto consistente con gli impegni che ho prima annunciato legati al decreto correttivo e per la crescita di metà aprile. E abbiamo fatto anche, come sapete, un piccolo ritocco che riguarda 9 comuni nella definizione della zona del cratere in questo decreto e adottato alcune prime misure di sostegno alle fasce deboli. Voglio cioè dare, se possibile, l'impressione di una continuità di questo lavoro. Noi dobbiamo essere consapevoli del fatto che queste zone dell'Italia centrale sono state colpite da un fenomeno che non ha precedenti per il ripetersi frequente di scosse di terremoto così intense nel giro di pochi mesi. Quindi non dobbiamo mai dimenticare la gravità di quello che è accaduto e quanto questa gravità interpelli le istituzioni nazionali e locali. Tuttavia posso dire che oltre alle capacità di risposta immediata all'emergenza che l'Italia ormai ha maturato e che tutti ci riconoscono in queste diverse occasioni di calamità degli ultimi anni, si è
nonostante gli stop and go a cui il ripetersi di scosse di terremoto ci ha costretto, si è messa a regime la macchina, i primi passi della ricostruzione, le soluzioni di emergenza e il messaggio che viene da oggi di un impegno economico del governo per il sostegno al reddito, per il sostegno alle imprese, per la sicurezza e per il futuro delle zone colpite dal terremoto. Quindi l'impegno continua, ma nella giornata di oggi trova anche un'occasione per essere moltiplicato e rilanciato e disporre finalmente di risorse, credo, più che adeguate. Questo è il quadro della discussione che abbiamo avuto e siamo qui per rispondere, oltre al sottoscritto, i presidenti delle regioni, il commissario Errani e l'ingegner Curcio, alle vostre domande. Se ci sono. Mario Franco Cao del TG3. Presidente, come si lega o se si lega o se c'è un impatto tra questa decisione e la manovra correttiva? Per chiarire un po' il quadro, cioè se si va a far parte di quei conti che bisogna aggiustare, no? Con l'Europa, c'è una trattativa in corso proprio in queste settimane. Ecco, c'è un impatto o no? Perché quello che si è capito è che dovrebbe essere neutro questo impatto, se ci può confermare o spiegare come stanno le cose. Grazie. Beh, come sapete, questo tipo di misura, cioè la creazione di un fondo per la ricostruzione delle zone colpite dal terremoto, non incide sull'indebitamento netto e farà parte di un decreto che volutamente ho definito correttivo, ma di sostegno alla crescita, perché sin dal primo momento in cui abbiamo parlato di questa operazione, il governo ha sempre sottolineato il fatto che si sarebbe trattato non di un'operazione di depressione dei segnali di crescita positivi, ma ancora da incoraggiare nel Paese, ma sarebbe stata assieme un'operazione che risponde alla necessità di una correzione dello 0,2% che ben conoscete e contemporaneamente un'operazione che conterrà misure che accompagnano la crescita e gli investimenti. Tra queste misure è ovviamente inclusa, doverosamente, oltre che ovviamente, la costituzione del fondo per la ricostruzione pluriennale per la ricostruzione delle zone colpite dai terremoti. Marco Maceroni, agenzia stampa Italpress. Presidente, questo miliardo all'anno come verrà gestito e da chi verrà gestito? Se sempre dalla cabina di regia. Ma io ho detto almeno un miliardo all'anno perché stiamo lavorando per avere delle risorse il più ingenti possibili. Naturalmente i saldi di queste misure, le modalità attraverso le quali questo fondo per la ricostruzione sarà utilizzato saranno definite dal governo a metà aprile. Gli obiettivi fondamentali, tuttavia, ribadisco, sono chiari: ricostruzione dei comuni colpiti dal terremoto, sostegno al reddito e alle attività produttive attraverso le zone franche e sicurezza degli edifici nella zona 1. Quindi anche oltre le zone colpite dal cratere. Poi ci saranno diverse misure a sostegno anche dei comuni, delle amministrazioni locali, perché dobbiamo anche renderci conto che nelle aree colpite dal terremoto non c'è soltanto da ricostruire,
non c'è soltanto da sostenere le attività produttive attraverso meccanismi come quelli che abbiamo definito delle zone franche, ma ci sono tante operazioni di sostegno che sono necessarie. I comuni si trovano, nel corso della riunione veniva fatto l'esempio ad esempio della raccolta dei rifiuti, no? Che si trovano a non avere più, molti comuni, le risorse che gli vengono dai residenti che pagano la tariffa per la raccolta dei rifiuti, ma a dover continuare a svolgere il servizio. Solo un esempio per dire che avremo un ventaglio di misure con un impegno finanziario. Impegni finanziari non sono mai sufficienti, no? Però credo più che adeguato alle esigenze che abbiamo, anche perché sappiamo che poi ci sono tanti altri impegni che il governo ha già preso nei mesi scorsi, pluriennali, e che questi certamente non vengono cancellati. Buongiorno, Massimiliano Di Giorgio, ANSA. Anche in considerazione del terremoto, dei terremoti di questi mesi, in vista del DEF, il governo punta a negoziare diciamo più flessibilità con l'Europa anche per l'anno prossimo? Ma io credo, terrei distinta l'operazione che faremo con il DEF e con il DEC, se vogliamo insistere in questa associazione tra correzione e crescita, e le faremo molto ravvicinate dal punto di vista dei tempi, e quelli che saranno i saldi di bilancio di fine anno. Naturalmente noi abbiamo preso un impegno, che è quello della correzione dello 0,2. Di questo si tratta per quanto riguarda il decreto di metà aprile, e questo sarà. Per quanto riguarda la legge di bilancio, nel mese che decideremo ad autunno, in autunno certamente il DEF conterrà delle informazioni fondamentali, tipo la definizione del tasso di crescita e dei saldi ipotizzabili, e aprirà una fase che non riguarderà solo l'Italia, ma è una discussione aperta tra la Commissione e diversi paesi europei sui livelli di attuazione del patto di stabilità e della relativa flessibilità da qui alla legge di bilancio. Quindi chiarezza sul fatto che, per quanto riguarda la correzione, riguarda lo 0,2 e viene decisa a metà aprile. Il DEF ci darà le prime informazioni per quanto riguarda il bilancio di fine anno, poi il percorso è un percorso che conoscete a memoria, che prevede la nota di aggiornamento del DEF a settembre e la discussione sulla legge di bilancio. Dobbiamo essere certi del fatto che sul tema patto di stabilità e suoi margini c'è una discussione in corso con la Commissione, e non riguarda solo l'Italia. Andrà avanti nei prossimi mesi e noi vi parteciperemo, perché riteniamo che la flessibilità nell'attuazione di queste norme sia non solo possibile ma anche necessaria in un momento in cui in Europa si manifesta una crescita che va incoraggiata e non depressa. Grazie.